scritto per chi al disco dell'episodio. Mi presento, innanzitutto sono Mattia Mauri, sono il presidente di una delle due associazioni che ha organizzato questa serata, che è Doniamo Speranza. Siamo di Lissone, siamo un'associazione giovane, abbiamo 10 anni compiuti giusto quest'anno e ci occupiamo sostanzialmente di raccogliere fondi e devolverli alle famiglie e ai ragazzi che hanno subito conseguenze di traumi cerebrali in età tenera, quindi bambini e ragazzi giovani. E il titolo un po' di questa serata l'abbiamo pensato con l'associazione Stefania come una provocazione per l'imprenditoria della nostra Brianza. E la provocazione è un po' quella di capire come i nostri imprenditori, che sono così forti, possono poi in realtà contribuire non solo economicamente, ma anche con gesti diversi dal contributo economico a beneficiare tutta la società. Quindi che non sia un beneficio limitato ai collaboratori dell'azienda, ma che sia un beneficio che si estende a tutto il territorio in cui l'azienda ha la propria sede. E a questo proposito abbiamo pensato di invitare un imprenditore che è fortemente radicato sul territorio, e il suo radicamento al territorio non è fatto solo di attenzione ai propri collaboratori, sicuramente è fatto di attenzione ai suoi collaboratori, ma è fatto proprio anche di attenzione a chiunque sia parte del tessuto in cui l'azienda si muove e agisce. E quindi innanzitutto lo ringrazio e vi presento Luciano Caspani, che è il presidente di CLEAF. Buonasera a tutti, grazie Mattia delle belle parole, forse non le merito neanche perché io ritengo di essere non un falegname, un mezzo falegname, perché non sono capace di fare il falegname, ma sono nato in mezzo ai trucioli, sono nato nella bellissima Brianza, patria sicuramente dei più bei mobili e delle più belle firme nell'arredamento che ci sono più contenti. Quindi CLEAF è un'azienda che è nata ormai da parecchi anni, tra 2 anni facciamo 50 anni della nostra nascita, no? E siamo cresciuti negli anni, nel tempo, ci siamo evoluti e CLEAF produce pannelli per l'industria del mobile e per l'arredo design, quindi pannelli nobilitati che servono per fare i sostanzialmente. Poi abbiamo un'altra azienda che produce pannelli grezzi, che produce l'interno di questi pannelli, e quindi abbiamo sempre comunque evoluto tutto il nostro sistema. La nostra Brianza è una terra a me cara in modo particolare, perché mi ha aiutato tantissimo a crescere, no? E a far crescere sicuramente la nostra azienda. Quindi quando si parla di sociale eccetera, io dico sempre che la beneficenza si fa in silenzio, non si fa gridando, non si fa mettendo in mostra quello che si fa. Sicuramente CLEAF è un'azienda attenta al territorio, attenta ai bisogni del territorio. Poi amiamo il ciclismo, è una cosa lasciata un po' dal papà che era amante del ciclismo, e quindi aiutiamo un attimo la mobile di Sony che fa correre quei bambinetti piccoli, che a me piacciono tantissimo quando li vedo correre in bicicletta. Poi organizziamo in parte la Coppa Costoni, dove si fa la pugnalatura alla partenza dell'Europa. Sì. Quindi voglio rispondere però a Mattia della sua provocazione di cosa facciamo. Il mio punto di vista primario, ruolo sociale di un'azienda, secondo me è quello di offrire un'opportunità di lavoro qualificato e aperto a tutti, quindi compreso ovviamente i cittadini del territorio in cui l'azienda opera. In CLEAF ci impegniamo ogni giorno per migliorare il benessere dei lavoratori, dei nostri collaboratori, e per preparare l'ingresso di quelli futuri. E per benessere lavorativo intendo anche progettare, ripensare gli ambienti lavorativi, eliminando qualsiasi elemento costruttivo che impedisca o limiti gli spostamenti delle persone, in particolar modo a quelli con minor capacità motoria o sensoriale.
In meno di 10 anni abbiamo raddoppiato il nostro numero dei dipendenti, dei collaboratori. Ora siamo più di 300. Persone realizzate e soddisfatte di sé rendono più felice tutta la comunità. A questo punto lancio una seconda provocazione al signor Caspani e parto un po' da quello che è lo slogan, il claim di Associazione Stefania. Il loro claim è: la differenza non è una sottrazione. E quindi la mia provocazione è: visto quello che ci siamo appena detti, in che modo un'azienda è in grado di dare concretezza a questo slogan? Domanda è sempre più difficile. Essere un'azienda grande è un po' come essere una grande famiglia. Avere una visione univoca, non prendere in considerazione altri punti di vista, non produce innovazione per l'azienda, come non agevola benessere per la famiglia. La differenza è scambio e arricchimento. Noi come azienda saremo sempre promotori di questo messaggio e saremo responsabili di metterli in pratica. Grazie Mattia di questo invito, di questa bella serata, di queste bellissime persone. Spero tanto che tutti abbiate sempre la visione di poter aiutare. Poter aiutare vuol dire che noi stiamo bene, è meglio nascere per aiutare che essere aiutati. Buona serata a tutti, grazie. Abbiamo sia di sole, ma abbiamo più unità, siamo una situazione abbastanza strutturata, abbiamo oltre 70 dipendenti, abbiamo tantissimi ragazzi, abbiamo un sistema, abbiamo una fondazione che ha un centro diurno e un centro residenziale, abbiamo una polisportiva che si occupa dello sport per la disabilità intellettiva. Abbiamo una cooperativa sociale che si occupa dell'inserimento del lavoro, che è un po' il tema di oggi, no? Il tema di questa riunione. E mi riaggancio un po' al tema di questa riunione perché poi volevo presentarvi un imprenditore che è Daniele, che ha fatto con noi un percorso con un ragazzo. Ora, è evidente che il rapporto del mondo del lavoro col mondo della disabilità è un rapporto abbastanza complicato, se ne rendiamo tutti conto, se ne rendete conto voi perché siete imprenditori, no? Oggi inserire nell'ambito lavorativo una persona con disabilità non è una cosa semplice. Abbiamo due percorsi alternativi, abbastanza, uno la controfaccia dell'altro. Il classico percorso è l'inserimento lavorativo all'interno delle nostre aziende, ma ci rendiamo conto che oggi le nostre aziende, per com'è la nostra società strutturata oggi, sono e devono essere, per poter stare sul mercato, ipercompetitive. Se devono essere ipercompetitive, devono andare a 200 all'ora. Voi capite che non è semplice ragionare sull'inserimento lavorativo di persone, diciamo, svantaggiate, quindi non ragioniamo solamente sulla disabilità. Ed è evidente che la prima cosa, il primo pensiero che deve fare un imprenditore in questo senso è che per inserire una persona all'interno del proprio ingranaggio, una persona svantaggiata all'interno del proprio ingranaggio, una persona con disabilità all'interno del proprio ingranaggio, deve provare a rimodulare il proprio ingranaggio. E quindi deve sforzarsi, deve avere il coraggio, non tanto, di provare a cambiare quello che è la prospettiva organizzativa della propria azienda. Cosa che ad esempio Daniele Fatto vi racconterà.
La controfaccia è esattamente il contrario, cioè il non inserire una persona svantaggiata, una persona con disabilità all'interno di un'azienda, ma il costruire intorno. La nostra cooperativa è creata intorno alle persone con disabilità e quindi opera in questo senso. Quindi, e concludo col passo la palla a Daniele, oggi dobbiamo avere un attimino il coraggio come persone e come imprenditori di provare a fare un passo in avanti, che è un coraggio, me ne rendo conto, perché se dobbiamo parlare di inclusione e se non ci limitiamo alle sole parole, ma vogliamo essere operativi, vogliamo essere attivi, vogliamo essere parte attiva, dobbiamo provare a ridisegnare nella nostra mente le aziende, le nostre aziende. Allora è evidente che un'azienda familiare è più semplice ridisegnarla che un'azienda strutturata che fa dell'organizzazione il proprio punto di forza. Però anche questa seconda situazione non è così improponibile. Noi brianzoli siamo bravi a inventare, siamo bravi a pensare, siamo bravi a costruire, siamo bravi ad essere degli avanguardisti. Ecco, ci piacerebbe a noi come associazione che l'imprenditore finanziario sia avanguardista, sia all'avanguardia anche su questo. Detto questo, vi ringrazio tutti, ringrazio ancora Mattia e la sua famiglia, ringrazio ancora Doniamo e passo la parola a Daniele che l'azienda, la sua azienda Newton, per contare la sua azienda e la sua particolare esperienza rispetto all'inserimento lavorativo di un ragazzo della nostra società. Buonasera a tutti, azienda molto piccola, abbiamo iniziato il percorso con la società in Stefania nel 2019 ormai, prima del Covid, ci è stata data questa opportunità, abbiamo conosciuto l'associazione, conoscevamo l'associazione da un po' di tempo, ci hanno proposto di introdurre in azienda un ragazzo per provare a inserirlo nel mondo del lavoro, abbiamo accettato questa sfida, un po' di particolarità, un po' di difficoltà iniziali che abbiamo però superato e probabilmente anche grazie al loro supporto siamo riusciti a farlo diventare un membro della squadra a tutti gli effetti. Particolare nell'inserimento come tutti i dipendenti, siamo riusciti a ridistribuire il carico di lavoro per le capacità che ognuno di noi può avere, esattamente come tutti gli altri, e abbiamo imparato qualcosa, abbiamo imparato a relazionarci meglio tra di noi e probabilmente i miei dipendenti hanno imparato a relazionarci meglio con il mondo esterno. Secondo me è una cosa che si può fare, che ci costa poco e che probabilmente alla fine ci dà un ritorno in generale, in tutta la società, perché i rapporti tra di noi migliorano in genere. Il clima di lavoro in ufficio è migliorato e ripeto, abbiamo sviluppato una sensibilità diversa. Sono convinto che alla fine tutto torna. E quel poco che possiamo fare ci torna moltiplicato. Sono estremamente convinto di questa cosa. Concludo agganciando un attimino un po' a quella che è l'esperienza di Doniamo. Io con Mattia e con il direttore ci conosciamo da tanto tempo e volevo fare a Daniele una domanda un po' provocatoria, anche non semplice, ma perché mi piace, non sono pure scritta, proprio perché così non voglio sbagliare. Mi sono chiesto, una speranza può fare bene a chiunque. Allora, in che modo secondo te un imprenditore può donare speranza all'azienda, alla sua azienda in primis e alla città che lo ospita in una, nello stesso modo? Così. Ripeto quello che ho detto prima.
miei colleghi hanno cambiato un punto di vista che forse avevano in precedenza, abbattendo dei pregiudizi. Il fatto stesso di capire che c'è un modo per poter lavorare insieme probabilmente genera anche una consapevolezza diversa che poi portano fuori, perché chi lavora insieme a me alla fine ha portato a casa un punto di vista che forse prima non aveva. Passa parola. Grazie a tutti. Vi ricordo che noi ci siamo, quindi se volete fare qualche ragionamento su questo percorso, noi ci siamo. Non siamo un centro per l'impiego né un ufficio di collocamento, non possiamo esserlo, ma abbiamo le strutture, soprattutto gli educatori, persone adatte per farvi capire come questo percorso può quanto non iniziare. Poi ovviamente sta alla vostra forza e alle vostre capacità. Grazie ancora. Solo una piccola aggiunta, ringrazio veramente tutti, la collaborazione tra due associazioni del territorio che si occupano di apparentemente cose vicine ma diverse è sicuramente proficua e voi ne siete testimoni perché siete qua. Volevo solo ricordarvi che domani è la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Magari poi accendete la televisione e lo sentite, voi oggi ne siete i protagonisti, vi ringrazio. Thank you.